Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati alla scoperta di Minecraft, alla scoperta di Minecraft. Ciao ragazzi, come state? Guarda, c'è un pirla dietro di me che saltella, guarda il pirla. Oddio, mi è passato sotto in velocità extra rapida vicino. Oggi ci troviamo su The Hive per un nuovissimo giochino che ci siamo studiati, impegnati, mangiati, cucinati. Ci siamo... E praticamente abbiamo fatto il lavoro di Suzy, che non lo sapesse. Suzy è un cuoco professionista. Sapeste, lui è un Mr. TNT. Infatti quando c'ha un piatto in mano se lo mangia e poi esplode. mangi troppo, Suzy, sei grasso. Perfetto. Comunque il gioco, visto che oggi parliamo di cucina, il gioco è nuovissimo e si chiama Restaurant Rush. Nuovissimo no, però è... Vabbè, che rompi palle. Cavini, spiegaci velocemente le regole del gioco, perché ho voglia di incominciare, scommetto che anche i ragazzi vogliono vedermi sclerare. Vai! Arrivano dei villager che ti chiedono roba, gli devi dare la roba e pulire i tavoli. Bellissimo! 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 Ciao zombie! Guarda che mica l'ho scelto io sto gioco, E come no? L'avevi proposto due, tre anni fa, sì. Vabbè, andiamo! Qui non si può fare il party. Quindi andiamo su queste, vedete ragazzi, la melina d'oro. Bella melinda, bella gustosa. Bella melinda, un po' prelibatosa. Dov'è che è qua? Dopo devo andare a fare grave, ti piace troppo quel gioco. Eccolo qua. Oh, bello! Mi piace! Guarda che bello! Questo potrebbe piacere anche a me. Guarda che bello! Il restaurante all'alluminio, è bellino! Dov'è Kevin? Sei già entrato? Ma porca! Siete già entrati voi? Io sì. Che carino! E le regole? Beh, giustamente, le regole. Non devo stare attento perché una volta per ora ho cliccato sulla slime ball, il gioco di Herobrine, non è stata una bella giornata. No, specialmente perché... Cavini, ti voglio bene! Dove stai, Cavini? Ti voglio bene, dove sei? Ciao, vieni qui! Vieni qui, dai una bracciatona, vieni, dai una bracciatona! Sì, cioè, corri tanto. Se ti sposti, cioè, praticamente ti sposti di mezzo millimetro. Però non puoi... Ragazzi, la tentiamo di strusciarci a vicenda. Non è bella la cosa. Bene ragazzi, a parte questa cosa dello strusciarsi, vi ricordo di mettere pollice su per questo video e condividerlo dovunque se volete che la serie vada avanti, perché a noi ci piace che voi conosciate questi giochini che veramente a noi... Cavini è il nostro totologo, con la nostra tota di Minecraft. Stavolta non l'ho fatto io però, L'avevi proposto un'altra volta al posto di quello di Herobrine. No, ho fatto il contrario. Tu avevi proposto quello lì dei... Davvero? Io devo... Vabbè, siamo pronti a cucinare. Perfetto, okay. Qui c'è l'Owen. C'è Owen, un signor Owen. Perfetto. Sì, ciao Owen. Ciao Owen. Là c'è la cucina. No, cos'è? Aiuto! Ok, cucino e pasti. C'è... c'è il tavolo sporco. Come si fa a capire che c'è un tavolo sporco? È marrone, c'è un tappeto marrone. Ah, ok. E devo picchiarlo. No, è destro. C'è un villager. Buongiorno, desidera. Dai, il villager da mangiare. Cosa vuole lei? 15, 14. Ti ho dato da mangiare a cazzo. Ok, ho dato da mangiare a cazzo. Sei sicuro che sia questo? Ma non me l'ha detto cosa vuole, signore. Detenga, signore. Ma non lo vuole. Dica al villager. Ah, un pollo, c'era scritto sopra. Imbecille. Non l'avevo visto. No, io non sono arrivato in tempo. È un villager. Buongiorno, desidera mangiare. Io ho già pulito infatti. Desidera mangiare. Acqua, vuole da bere. Vuole imbriacarsi, vuole da bere. Dove si prende da bere? Dove? E cosa vuole, signore? Vuole l'acqua, dove lo prendo da bere io? Seedless watermelon. Ma che cazzo vuole sta gente da me? Aiuto! L'acqua! Ce l'ho! Ce l'ho! No! Non ce l'ho fatta per un pelo! Più cose, ce l'ha. Mi sono. Ah, il frigo! Dai! Ce l'ho! No! Arrivo sempre tardi! Milk, questo è andato! Vuole snow cone! Ma questo perché ci vuole mangiare il gel? Io sono secondo,
Basta riuscirci. Ce l'ho stavolta, cliente. Non sarai veramente soddisfatto. Ho soddisfatto un cliente. Cosa vuole? Cazzo, io stavo cercando una mela d'oro. Ce l'ho già pronto, signor cliente. Vemo, l'ho fatto felice. Fatto un punto. Ma gliel'ho dato. Perché non lo vuole? Ma che bastardo, un cliente di merda. Corro come mai. Flash. Vuole una torta di coso, una torta di zucca e una mela. No, cosa vuole? Sì, una mela. Vuole la torta di zucca. Dov'è la torta? Devo cercare la torta. È qua, ce l'ho. C'ho tutto. Io sono un cameriere migliore del mondo. Tenga, signore. Tenga, signore. Un altro cliente soddisfatto. Lui vuole una mushroom soup e watermelon. Cioè, abbiamo tutto, signore. Noi siamo. Dov'è la zuppa? Signore, noi siamo ben riforniti. Lei è venuto nel posto giusto. Cook and stick. Cioè, abbiamo pure quella, signore. Lei non ha idea della roba che abbiamo. Abbiamo la roba migliore del mondo. Poi mi ha messo lo sbaraglio. Cioè, potevano spiegarmi prima come fa. Ma te l'ha spiegato? Sei tu che non leggi l'inglese? No, se non è che mi pesa il culo. E ho pulito i tavoli. Il signore qui cosa vuole? Latte. Devo dargli il latte. Andate. Rav Carrot. C'è troppa gente. Mi sa che chiuderò presto. Allora, mushroom soup e cocket, quello là. Cocket ce l'ho. Vuoi la zuppa? Non ce la farò mai. Cliente, aspetti, non mi faccia punto per pubblicità. No, gliel'avevo fatta. Mi fa pubblicità negativa. Ok, lo stufato di patate. Non so come farà a piacergli. E vuole un'altra cosa che non ricordo. Madonna, cosa vuole? Mi ricordo più. Me lo ricordi, signore? Non me lo ricordo. C'ho tutto, signore. Non mi faccia altra pubblicità negativa. Sto arrivando. No, ma perché sono lento con le ordinazioni? Sì. Chocolate cookie. Ma non c'è. Ah, il biscotto. Pensavo alla torta. Vuole il biscotto. Ah, ce l'abbiamo. No, vuole altro. Porca miseria, vuole altro. Veramente, siete veramente dei clienti stronzi. No, ai. No, troppo lontano! No! Morite di fame! Per me potrete anche morire di fame! Vuole un seedless watermelon e red carrot. Ci abbiamo tutto. Noi siamo mega forniti. Red carrot. E cos'è che voleva? Non mi ricordo più. Ah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Certo, con un cameriere solo, potevano chiamarne qualche duno in più. Siete delle merde voi ristoratori. Raw shiny apple e raw carrot. Ok, signore, siamo ben riforniti. Non ricordo più. Carrot. No, hanno due, ne ho prese. Vuole l'Apple. Vuole la marca di telefoni. Perfetto, ci abbiamo tutto. E la mushroom soup. No. È finita. No. Oddio. Io boh, sono boh. Una merda. Quanti punti hai? Non me lo dice. 10. No, cosa? Non lo so quanti punti ho. Non lo so. Ok, ragazzi, questo primo round ha fatto schifo perché mi ero subito dimenticato le regole. Quindi ha fatto abbastanza schifo. Non c'è ancora, bisogna aspettare. C'è il select game, bisogna aspettare. Aspettiamo. Ok, ok, ragazzi, stavolta devo farcela. Ho studiato il menù a pieno, stavolta ce la faremo. Perché ne so? Ok, ok, pulire i tavoli. Subito, subito. Arrivano i clienti, non vogliamo mica che i tavoli siano sporchi. Ok, puliti, puliti, puliti. Io mi chiedo ai clienti che mangiano roba marrone. Mi fa paura la cosa. Arriva il primo cliente. Buongiorno, dica, cosa desidera? Vado a sedersi, in fretta, grazie. The villager vuole Rav Kitchen. No, cosa? Vuole il cookie kitchen. Ok, ok, ok. Chicken. Tenga la cicca. Perfetto. Ha sporcato il tavolo. Bravo, è un cliente che mi piace. Non ha neanche sporcato il tavolo. Mi piace. Arriva dopo un po' lo sporco. Ma cliente di merda! È un cliente di merda! Ok, buongiorno. Lei desidera... Scusi, desidera... L'accompagno al tavolo. Vuole il cocker parchop. Cocker chicken. Vai. Cocker chicken. Cocker parchop. Tenga il parchop. Eccolo qui. Oh, cliente soddisfatto. Parchop. Veramente. Sporcano il tavolo. Poi lei è un macellaio. Lei. No, un maniscalco. Cos'è? Stuffed potato. Ok,
stufati potato. Oh, mi piacciono questi quando sono soddisfatti. Come non vuole questo? Ah, stufati patate. Sbagliato. Non mi ricordo più. Cazzo. Una stufati potato. Per fare qualcosa. Una mushroom. C'ho tutto. Tutto. Ma no, sono scemo. Bella scoperta. Ma no, mi ha resettato l'inventario. Bastardo. Flounderfish e quello del coniglio. Ok, ok, ok. Ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Ok, ci abbiamo tutto. Madonna, questo qui è uno che mangia gli animali. Rameand. Che okay, quanti tavoli, veramente. La cameriera deve pulire meglio. Ho preso una stagista scarsa. Perfetto. Guarda che impegno. Guarda che impegno. Lei cosa vuole, signore? Uno stuffed potato? Stuffed potato. Cosa vuole lei? Milk snow cone. Vaffanculo, cliente di merda. Tizio di merda. Ma che posizione sono? Io mi faccio capire quanti punti ho. No, sono scemo. Cosa vuole ancora? Non ricordo più. Cocket porchop. Ero carrot. Il cocket porchop. Venga, sto cocket porchop di merda. L'abbiamo fatto. Ce l'ho fatto al pelo. Oddio, garlic bread. Cos'è il garlic bread? È il pane all'aglio. Pane all'aglio. Perché abbiamo pane all'aglio? Non me l'avevano mai ordinato. L'aglio, poi vuole una mushroom. Chi è che ci mangia un cono gelato insieme a una bistecca? Vabbè, uno che non ci tiene alla dieta. Ok, questo qui ci mangia tre cose insieme. Un cliente esigente. No, dai, ce l'ho fatta all'ultimo secondo. Un cliente soddisfatto. E un cliente soddisfatto è nel compenso 10 clienti insoddisfatti. Quindi, oh, sono nella classifica. Sono apparso nella classifica. Ok, cliente, cosa desidera? Un cooked pork chop e una vanilla cake. Perfetto, il pork chop e la vanilla cake. Siamo prontissimi. Abbiamo rifornito stamattina, è venuto stamattina il pirla a rifornirmi. Perfetto, lei cosa desidera? Desidera una chocolate cookie e una shiny apple. Veramente, siamo rifornitissimi. E una shiny apple. Siamo riforniti. No. No! No! Sono in classifica! Sono quarto! Terzo io! Come ultimo? L'ultimo! Supergirl! Supergirl di merda di 3 punti! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ragazzi, ce l'ho fatta! Sono un cameriere! Noi non lo sapete, ma io lavoro davvero come cameriere! È una sorpresa! No, tu sei stato cuoco, io ho fatto il cameriere. Vabbè, anche cuoco, dai. Ma dove? Ho lavorato in una piedineria. Bene, ragazzi, spero che questo mini goco vi sia piaciuto e vi abbia anche fatto venire l'acquolina in bocca. A noi ci ha veramente ingolosito. Adesso adesso sgagnerò cavini a morsi. Soprattutto la gente che mangia una bistecca e poi un cono gelato. Ma quelli li rispetto, te non hai un'idea. Io quelli li rispetto un casino. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto questo minigame, mettete pollice su. Se non vi è piaciuto questo minigame, non mettete il pollice su. Condividetelo dovunque, anche accesso, mi raccomando. Come dico sempre, il vostro segno è importantissimo. Luna, un asino nel cielo, luna. Va bene. Era circa così, dai, ragazzi. Era circa così. Scrivete hashtag allevo il boscaiolo. Se siete arrivati fino in fondo al video, io lo so che lo fate. Ma non tutti, perché non faccio nomi. Ma c'è stato uno oggi che mi ha dimostrato che non è arrivato fino in fondo al video. L'ho castigato, No, scherzo, ragazzi. Ovviamente, perché ognuno fa quello che vuole. Perché qui sono due gente a cavallo. Va bene, siamo in una scuderia. Ma non c'era la regola che non si portano animali nei ristoranti? Quanto pare di merda, sei un pezzo di merda. Bene, ragazzi, posso dirvi che è finita. Vado a cucinare. Veramente, io ho ordinato una bistecchina al sangue e mi è arrivato un maiale vivo. Cioè, veramente, lei non capisce un cavolo, veramente. Dov'è che devo andare? Grazie, ci vado subito. Arrivederci, ciao a tutti.